Signor Sindaco, allora lei mi ha già presentato, perché sono seduto in questi banchi essendo all'opposizione? Perché quando si tratta di posti di lavoro non c'è destra, sinistra o centro, dobbiamo essere tutti uniti per superare questa crisi, non ci dovrebbe essere io sono di qua di là, dobbiamo tutti insieme lottare per questo posto di lavoro, perché altrimenti questi signori perdono la dignità. E allora per questo io che ringrazio il sindaco, perché sono dentro e faccio questo lavoro? Perché a Superjet il mio più grande amico, Revesco Emanuele, che penso tutti voi abbiate conosciuto, insieme ho lavorato 22 anni e mi parlava del vostro stabilimento e mi parlava di voi. Quando il sindaco è venuto a casa mia a dirmi ma aiutami, dammi una mano, io mi sono subito messo a disposizione. Ringrazio il sindaco, l'ho disturbato di notte, di giorno, di domenica, e lui mi ha sempre risposto, mi ha sempre detto sì. Ecco perché abbiamo fatto tante cose, e lavorando insieme si può andare lontani, per questo ci credo. Io vorrei che voi parlate ai vostri colleghi, che spiegate che lavorando tutti insieme e lavorando in questa casa, questo sì è il Consiglio di Venezia, ma questa è la casa della democrazia, che tutti possono dire come la pensano, nella maniera che possiamo aiutarci tutti insieme a risolvere i problemi. Vorrei dire due parole sul presidente, il signor Moretti di Finmeccanica. Se non ci fossero stati aerei già venduti, che mi sembra che dovete consegnarne ancora 13, nessuno di noi si sarebbe mosso se non ci fosse. Ma voi avete 13 aerei da consegnare, c'è un'opzione di 15, sembra che ci sia, ma vendere un aereo a Finmeccanica sembra che faccia male a Finmeccanica. Questo che non capisco. Questa società deve vendere, deve andare avanti, e non si può fermarla. Il presidente va a Dubai e quando passa in rassegna gli aerei l'anno scorso su Superjet non si è nemmeno fermato, così mi dicono. Ma è vera questa cosa o non è vera? Perché se è vera che non si è fermato davanti a Superjet, è veramente una cosa micidiale. Dopo dico, parlano di debiti, di soldi e via via, va bene, ma così le informazioni arrivano che con la vendita degli aerei nel 2018 i pareggi si equivalgono, insomma non sforano di molto. Allora io dico, ci sono compagnie aeree, faccio degli esempi che sappiamo tutti, l'Alitalia che ha 5 miliardi di debito, e ci perdiamo in Superjet che ha un debito piccolo. E allora si vuole far vivere questa fabbrica o non si vuole vivere? Perché questi operai che vanno al lavoro devono, non quei problemi quotidiani, ma quando vanno al lavoro devono avere anche l'ansia di sapere se domani ci sono, se domani vanno a lavorare da un'altra parte? Ma io dico, bisogna finirla questa cosa. Bisogna dare rassicurazioni a queste persone che ci hanno messo della professionalità, ci hanno messo del suo per far avanti questo. E allora io dico, basta, la finiamo. Il signor Moretti venga a parlare col sindaco, io posso stare a casa nell'orto, ma venga a parlare col sindaco, venga a trattare con lui, si confrontino, perché se no siamo in un punto morto. Uno sì, uno no, questa non è politica, questo è prendersi in giro, e credo che a prendersi in giro non è bello. Allora io chiudo, ma ringrazio ancora il sindaco perché si è impegnato in questo lavoro con tutto se stesso.
e credetemi, è come una ruba quando si mette. E io ho fiducia che non molli, io ci credo. Dopo abbiamo anche 4 parlamentari a Roma che hanno fatto un'ultima interrogazione, Mognato, Martella e altri 2. E io chiedo all'assessore Donassan, che è qui presente oggi, che investa anche il presidente Zaia. Perché se un giorno, e chiedo questo, loro non lo sanno, se un giorno voi fate sciopero, io spero che il sindaco con la faccia, io verrò, spero che venga anche Zaia e che ci troviamo là a far capire al mondo che non vogliamo perdere questa fabbrica, perché perdiamo sempre Marghera, lo stiamo perdendo a pezzi tutto, perdiamo anche una fabbrica di eccellenza, è ora di basta, perché questo comune ha già sofferto e soffre già parecchio. Io dico, lavoriamo tutti insieme perché io ci credo e penso che anche voi. Grazie.